Torniamo da David Zarda da Roma. Subito dopo la morte di Michael Jackson, David, tu hai detto che insomma, Jackson era come Mozart, genio, sregolatezza. Però hai avuto anche parole dure rispetto a chi lo circondava nell'ultimo periodo. Perché? Beh, Tarak, che ha vissuto gli ultimi dal 96 fino a credo al 98, gli ha fatto da manager, può capire che era circondato da gente. Dagli avvocati ai fratelli, al padre, alla famiglia che stavano lì a succhiare denaro da una parte e dall'altra, perché questo qui era una macchina da soldi ed era uno molto propenso a dare, sono propensi a dare tutti i grandi musicisti. Lui dava, uno che fa Neverland, cioè l'isola senza nome, l'isola che non c'è. E lui sognava un regno di bambini in cui lui era principe, cioè il Peter Pan. Sì. E lui era un bambino, inutile, Tarek dice che forse non decenne, ma sedicenni. Io l'ho conosciuto 10 anni prima di Tarek, forse per questo io dico decenne e lui dice sedicenne. Sarà cresciuto forse con le problematiche, le accuse, io credo che l'accusa che poi in questi giorni è stata ritirata da quel Chandler, sì, ha detto che era una dichiarazione falsa, che era stato obbligato dal padre. Io mi domando, ma gli Stati Uniti faranno un'azione legale contro questo Chandler e contro il padre per falsa testimonianza, ritrattata, ma una testimonianza che ha distrutto un uomo, che diciamo Jackson è morto, sì, non si sarà suicidato, ma è stato un omicidio premeditato. Beh,